puttana di periferia. Così mi ha definita. Una puttana di periferia. Come se le puttane di periferia fossero meno puttane delle puttane di città. Come se i nostri buchi fossero un tantino bizzarri, più avari, di serie B. Come se i clienti di città fossero meno inopportuni o meno violenti dei clienti di periferia. Pazzesco. Ci si può piegare fino a 89 gradi e mezzo invece che 90. Raggiungere al massimo, diciamo, un dignitoso 68, ma mai un autorevole, tradizionale, doveroso 69. Imperfette le puttane di periferia. Un passettino indietro, direi. Già. Probabilmente al pari delle sciacquette. Poco più affascinanti delle sgualdrine, poco meno noiose delle donne dai facili costumi, pelande passeggiatrici, amiche omnium di strada, complicatissime da leggere. Ma che ne vuoi sapere tu di lettere, di parole che si compongono e si scompongono, si perdono, perdonano, ritornano, dicono altro. Ma poi dette così non dicono proprio niente. Che ne vuoi sapere tu del niente? Tu che dopo 45 secondi di sì, sganci e te ne vai. Ah, scusa, è così che ci si accoppia in città. Lo dimentico sempre. Guarda che è anche una questione di X factor, dice lui. Va bene, penso io. Facciamo progressi. Peccato che io non abbia ancora capito che diavolo sia questo X factor e non credo proprio che non l'abbia capito mai nessuno. Ad ogni modo lui ce l'ha. E come? Gliel'ho fatto io sulla fronte una netta cicatrice a X marchiata dal mio tacco a squillo. Che ne sai tu di una puttana di periferia seduto per ore accanto ad un videopoker in cui infilare monetine da 2 euro come fossero prostitute anche quelle, le macchinette intendo? Din 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 e non vinci mai. Mentre al bar dietro di te ti preparano sciocchi aperitivi con tramezzini pieni di maionese rimasti dalla mattina precedente. Che ne sai di mutande strappate, reggiseni imbottiti, rughe sotto gli occhi, botulino, concorsi per sembrare 10 anni più giovane, cicatrici, certi baci, incidenti, risate, smagliature, rotture, una calza a rete su di un livido di un uomo avido che ti sbatte a destra e a sinistra mentre sogni la sabbia. E sfreghi per togliere tutto ma non va via. Risate che fanno passare via tutto invece che sputare sulla gente. Ah, scusa, tu non lo sai cos'è la merda. Chi ha l'X factor non caga. Bene, io avrei factor. Se lei ha finito, posso? Ah, devo aspettare, va bene. Come dice? Ah, certo, sì, si può anche rivestire di là, questo parcheggio di tutti. Mi scusi, però tra poco dovrei andare, ho un altro cliente, ho rigorosamente di periferia, sa? Quindi se gentilmente può sbrigarsi, ho un'ansia da frustrazione. Che sbadata, che dico, ansia di prestazione. A lei capita mai? Appena invecchi un po', poi, vari ancora meno. Come le tue chiappe non saltellano più all'altezza delle spalle, diventi di riserva. Sei buona solo per i pompini. Ops, scusa il termine, mi è scappato. Anche a te scappa spesso, però. Già, bisogna mettersi in fila. Attendere il proprio turno. Attendere, prego, mazzo in arrivo. Ricordi niente? Per te sono solo una X. Bene, sono pronta. Allora, possiamo cominciare. Scrivere sulla carta d'identità, sotto la voce professione, puttana. Poi, per identificarsi bene, luogo. Di periferia. Bisognerà trovare un indirizzo, però vediamo cosa possiamo scrivere. CM820LK. No, troppo vincolante. Meglio garage dietro spizzico. Oppure semplicemente spizzico. Per essere più fantasiosi potremmo aggiungere bagni dell'autogrill. Oppure dovrei trovarmi un posto solo mio, dove fare la mia porca figura, una casa tutta mia. Potrei venire a casa tua. Ragionare una mezz'oretta con tua moglie mentre fai zapping, cercando di capire cosa succede nel mondo senza capire un fico secco di quello che ti succede là intorno. Potrei cominciare a toccarmi pian piano mentre accendi il computer facendo credere a tutti che stai preparando un'impegnativissima e serissima relazione sulle aliquote fiscali mentre invece fissi YouPorn. Sì, certo,
Potrei anche venire da te. Mentre litighi con una scatoletta di Simmental, che ultimamente è l'unica cosa che non riesci a ferire, potrei, come dire, godere mentre tu marcisci nel vuoto, nel dubbio, nel senso di colpa. Come faresti altrimenti senza? Potrei presentarti alcuni miei clienti, così potresti fare una ricerca più accurata, decidere quali di noi mettere nella colonna di sinistra periferia e quali in quella di destra città. Mi domando che fine faranno le povere colleghe di campagna, se si ritroveranno in una puntata di Ciao Darwin contro le colleghe di montagna. Una bella lotta, però. Potrei, come dire, far finta che nulla sia successo. Svegliarmi una mattina e far finta che nulla sia successo. Oppure quella mattina potrei svegliarmi e decidere, ad esempio, di chiudermi in una cabina telefonica a fare qualcosa di diverso. Guardare la gente che passa frettolosa sotto la pioggia, coperta, mentre tutti gli altri si bagnano, si innervosiscono, c'è traffico, suonano, si incazzano, litigano, aspettano, fumano distrattamente e poi richiudono il finestrino perché l'acqua bagna i loro vestiti. Potrei rimanere in quella cabina telefonica avvolta da una pace sfrontata, rilassata, indifferente, per ore. Cominciare a telefonare a caso a chiunque. Vecchi compagni di scuola, le amiche della pallavolo. Rossana. Quell'alta alta con cui si schiacciava a meraviglia, anche sotto la doccia ogni tanto. Parlare d'amore, del terrore, di pillole e di calore. Potrei chiamare Paul. Sì, Paul. Chissà che fine ha fatto. No. Non era il massimo Paul. Marco, potrei chiamare Marco. Sempre a patto però che sia lo stesso di una volta. Potrebbe capirmi, ascoltarmi, venire insieme a me nella cabina telefonica e poi in Africa per ricominciare tutto da capo. Ma sì, c'è talmente tanta gente al mondo. Potrei chiamare la signora Windor. Oh sì, la signora Windor. Abitava di fronte a casa mia il mio primo anno di trasferta. Il sabato le facevo la spesa, gliela sistemavo bene per bene nella cucina. Cominceremo a parlare di forme, di linguaggio uniforme, di fiori, di preti. Potremmo disquisire per ore sul senso dell'espressionismo tedesco, se c'è tuttora un senso di espressionismo, e soprattutto dove diavolo sono finiti i tedeschi. Potrei parlare di Andreas. Non sembrerai certo una prostituta di periferia. Ho passato troppo tempo a far godere gli altri, me ne intendo io. Potrei fare dei numeri a caso e spacciarmi per una che fa sondaggi, una persona importante, di classe, laureata, con stile, di città ovviamente, magari anche bisex, ma senz'altro di città. Vediamo, potrei dire ai miei intervistati qualcosa tipo: salve, sono Florinda da Bergamo Alta, stiamo conducendo una ricerca molto importante e vorremmo avere una sua opinione. Il tema è a piacere, scelga lei. Dica, si sfoghi, non sprechi questa occasione. I temi più trattati di solito sono il tradimento, la discriminazione, le coppie di fatto, il bunga bunga e il bullismo. Lei ha mai pensato allo sfruttamento minorile? No, così, anche quello mi sembra un tema importante. Greenpeace, a lei la fa stare meglio? A me sì. A me fa pensare che non fa poi tutto così schifo. Non ci pensa l'ambiente? Eh sì, lo so, sono temi importanti e per questo la chiamo. No, non lo so, ma secondo me non si può lasciare una donna attaccata a una macchina. Gli animali però li fanno morire. Io mangio 3 volte al giorno, certo. Quindi lei è in vacanza. Io? No, lavoro. Anche oggi. Salve, sono Florinda. Salve, sono Giovanna. Salve, sono Roberta, sono Loretta, sono Concetta. Potrei parlare con molta gente, la parte distratta, chiusa, stressata, infuriata col mondo, quella fissata col concetto sveltina. Oppure potrei chiamare te, lentamente. Potrei fare un numero alla volta, aspettare il segnale libero, aspettare che tu e nessun altro risponda. Diresti: pronto,
Con la tua voce profonda e sensuale, io direi sono io. Tu diresti perché mi chiami qui? Io direi così, non avevo niente da fare. Tu diresti cosa vuoi? Io te l'ho detto, non avevo niente da fare. Tu diresti non farmi perdere tempo, ti prego. Io aggiungerei infatti non lo perderai, giuro. E tu continueresti non ho nient'altro da dirti. E io direi certo, nulla alle puttane di periferia. E tu diresti smettila, di là c'è mia moglie. Questo diresti. Certo, vai, prego, vai pure. Ma aspetta. C'è un'altra piccolissima cosa che devo dirti. A quel punto tu non vorrai più sapere di cosa si tratta. In fretta e continuando a far finta di parlare col tuo caro amico immaginario Carlo, vorrai riattaccare. Ma io te lo direi lo stesso. Farei un bel sospiro, mi sistemerei la frangetta, cercherei di aggiustare la gonna sgualcita. Metterei un po' di rossetto sulle labbra, mi spruzzerei del profumo sul collo, metterei in bocca una caramella alla fragola, accenderei una sigaretta, poi stapperei una mini bottiglia di vino, sai, quelle da viaggio. Comincerei a sorseggiare, farei un altro respiro, leggere linee con le dita sul vetro appannato della mia unica e introvabile cabina telefonica e inizierei a pensare all'oceano indiano. Anzi no, all'oceano Pacifico. Silenzio, buio, e poi direi, Thomas, sono incinta. Sì, il tuo passatempo preferito appena superato il raccordo è stato interessante. Ah, no, 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 non lo so, chi è il padre, no. Ma considerando che negli ultimi 4 mesi ho avuto rapporti solamente con te, penso proprio che sia tu il padre. Anche questo mi sembra interessante. Ma non ti preoccupare, Thomas. Non lo dirò a nessuno. Avrò una bellissima figlia di periferia. Vivremo all'ultimo piano di una palazzina altissima e disordinata. Ah, Thomas, quando mia figlia mi domanderà chi è il padre, io semplicemente le risponderò uno senza palle. Ciao, Thomas. Dicono che le prostitute di periferia non si innamorano mai, non baciano con la lingua. Non piangono, non raggiungono l'orgasmo e non hanno figli. È evidente che a questo punto dovrò cominciare a pensare che alcune di loro abbiano qualche cosa in più. Non so, qualcosa di unico, di diverso, di non replicabile, che può capovolgere tutto, decisamente estraneo alla questione X Factor. Direi, passando dalla A alla Z, facendo lentissime fermate tra le infinite curve della O. Qualcosa di vero. Come dice mamma? Ma certo, prima o poi tornerà.